Le case a Londra fanno tutte tendenzialmente cagare. Non aspettatevi assolutamente che siano come gli standard italiani, dove ci sta magari mamma che ti pulisce per terra, ti lava i gabinetti, magari è passato un paio d'anni, si è fatta, non lo so, le pareti si sono sporcate, papà viene lì e vi dice: ah, qua dobbiamo ritinteggiare. Non è così. Partite dal presupposto che sono case vittoriane in genere, tutte fatte in legno e che risalgono al 1800. Quindi avete presente quelle case scricchiolanti? In genere questo troverete il 99% delle volte. Io che ci lavoro in questo ambito vi assicuro che per trovare un alloggio che sia valido ce ne metto e ce ne metto e ce ne metto. Ci sono persone che mi contattano offrendomi i loro alloggi, cercando, dicono: noccioli, ma tu mi puoi sponsorizzare questi alloggi? E io sono costretto a dire di no, perché non arrivano a determinati standard. Non significa che però questi determinati standard siano al pari degli standard italiani. È molto importante questo. Per esempio, in un sacco di case c'è la moquette. Non potete pretendere, se siete allergici alla polvere, cosa che poi questa è una leggenda metropolitana che dobbiamo sfatare un momento. Tutti noi riceviamo queste mail di queste persone che sono allergiche alla polvere. Allora non andate a Londra perché è piena di polvere, piena, però stranamente poi tutti quanti questi allergici alla polvere poi diventano non allergici alla polvere, non avendo ovviamente un'alternativa. Anche io sono allergico alla polvere e ho vissuto con la moquette. Ad ogni modo, ci sono tanti alloggi anche con il parquet, ma non aspettatevi assolutamente che ci siano i mobili, quelli lì che mamma ha pagato 10 milioni di lire all'epoca, no? Ci sono i mobili dell'IKEA. Non aspettatevi che le cucine siano super pulite come lo sono, come sono pulite in Italia, perché le pulisce vostra madre, manco voi, perché io ho conosciuto tantissime persone che facevano tutti i pulitini in Italia, poi dopo sono arrivati in Inghilterra e erano zozzi, riempivano i cestini della spazzatura che traboccavano, pur di non pigliarli e buttarli a 5 metri fuori la porta, perché dicevano: no, oggi non è il mio turno, piuttosto è il turno di un altro. Facevano venire topi in casa. Cioè, quindi, siate maturi, non aspettatevi che siano bellissime le case, ma è altrettanto vero che dovete fare la manutenzione ordinaria. Non lamentatevi se sono sporche, perché se sono sporche significa che lo siete prima voi.